Giuseppe Conte, intanto le voglio dire che sono veramente contenta che abbia accettato di venire in studio, perché insieme abbiamo passato molti momenti. Cioè lei è non vero. Si ricorda, ma per un anno io ero sempre lì a raccontare quello che diceva, quello che faceva, eccetera. Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, già presidente del Consiglio, e sta bene? Assolutamente sì, grazie a Dio. Allora, io le propongo di dividere l'intervista in capitoli, come a scuola. Ci semplifichiamo la vita e proviamo ad affrontare un capitolo per volta. Cercherò di fare i compiti diligentemente, come primo punto, la pandemia, perché oggettivamente siamo qui e ci spaventa ancora e sempre. Ora, io ho guardato la data di oggi, di quel 20 dicembre, un anno fa come stavamo, e mi sono ricordata che il 18 dicembre lei fece quella conferenza stampa che tutti noi abbiamo nella testa, e gliela faccio vedere, un pezzetto. Le misure messe in campo dal governo e il sistema zone hanno funzionato, tant'è che abbiamo riportato sotto controllo la curva del contagio grazie alla responsabilità dei cittadini. La situazione però rimane difficile. Il virus continua a circolare dappertutto. Si lascia piegare, ma non si lascia sconfiggere. Dobbiamo quindi intervenire per rafforzare il regime di misure che sono necessarie per affrontare le prossime festività in modo da cautelarci meglio, anche in vista della ripresa più generale delle attività che avverrà a gennaio. Allora, Presidente, io ho ripensato a quel tempo, no? E io raccontavo la pandemia da questo studio, tutti i giorni, non abbiamo smesso un giorno. E sentivo una grandissima responsabilità, perché sapevo di parlare a molte persone, tante ci telefonavano. Io la sera tornavo a casa, prendevo mia figlia e mi facevo dei pianti che la metà sarebbero bastati, perché ero angosciata, ero caricata da una tensione potente rispetto a quello che stava succedendo nel paese. Mi sono chiesta sinceramente, ma lei come ha fatto a reggere? E quando è che si è potuto permettere di rallentare, di tirare fuori anche tutta quell'emozione, perché lei ha affrontato una cosa che dal dopoguerra in poi in questo paese non c'era, non c'è mai stata. Ma guardi, ho fatto chiaramente anche ricorso a tutte le risorse interiori, perché direi fisiche, psichiche, intellettive, morali, perché è chiaro che ci sono stati tanti momenti in cui, non avendo un libretto delle istruzioni, un manuale, chiaramente non avevamo il senso dell'efficacia di quello che stavamo decidendo, delle misure che stavamo adottando. C'è una responsabilità pazzesca rispetto ad un nemico completamente sconosciuto, no? E le dico anche che poi siamo riusciti, man mano che l'abbiamo affrontato, abbiamo iniziato a ricondurre a sistema con l'ausilio della scienza, perché abbiamo messo la scienza ovviamente lì come davanti faro, a noi, guida, certo, a fianco, con tutte quelle decisioni politiche che ci siamo assunti e la responsabilità conseguente. Però quindi con gli esperti abbiamo iniziato a costruire un modello, a costruire un metodo, ma io le dico che all'inizio ho dormito poco. Molto poco, perché è stato complicato, ma soprattutto, guardi, all'inizio, quando sono iniziati i morti anche, lei può immaginare, insomma, la responsabilità di un paese e non riesce a capire se le tue misure avranno una qualche efficacia. Il numero dei decessi di tante persone care 800, che aumentano. Una cosa, veramente, se uno si fosse soffermato soltanto a questo aspetto non respirava più, cioè, sarebbe rimasto sopraffatto. Quindi c'era la grande responsabilità di dover far fronte e di dover assolutamente dare una risposta al paese, e questo ovviamente è un compito, è una responsabilità che ti tiene vivo, ti tiene lucido e ti tiene impegnato, direi anche qualche volta 24 ore su 24. Lo credo. Questo è ciò in cui crediamo. Questo è ciò che siamo.